Parliamo di tutto, dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo di brutto. Tattica, 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 tattica. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E per iniziare bene la giornata, cosa si fa per iniziare bene la giornata? Ci si iscrive al canale, iscrivetevi al canale che siamo proprio a un passo dai 14.300, quindi proprio iscrizioni bom 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 come se non ci fosse un domani e like che tanto è gratis, è gratis, è gratis. Allora ragazzuoli, tolto l'argomento più importante di giornata che è il fatto che mi devo fare la barba e oggi cercherò di farla. Vi ricordo, stasera post partita live rossonera su questo canale, ci sarà Alessandro Iacobone, ci sarà Salvo di ACM Devil, dovrebbe passare anche il Briga, comunque live rossonera stasera subito appena finisce la partita. Detto questo, partiamo dalle partite di ieri, perché ieri comunque si è giocata la Champions e quindi partiamo dalle partite di ieri. L'Atalanta mi è piaciuta l'Atalanta, bella partita, infatti io ho guardato l'Atalanta, non ho guardato la Juventus, perché era una partita inutile, adesso ne parliamo. Bella partita dell'Atalanta, sapevo che il Villarreal era un osso duro, mica da ridere. Ecco, quello, il Villarreal, io lo trovo il calcio del popolo, sai quando si dice il calcio del popolo, no? Il Villarreal è una di quelle squadre, come l'Atalanta, che è cresciuta pian piano, senza avere gli sponsor o chissà cosa dietro, piano piano, lavorando in un certo modo, comunque si sono portati a casa l'anno scorso l'Europa League, hanno un allenatore molto preparato, quest'anno stanno facendo bene, hanno fatto secondo me ieri una grande partita e hanno fatto vedere che sono anche loro una grande squadra. L'Atalanta si è comportata una grande squadra, ma dall'altra parte anche il Villarreal ha mostrato di essere una grande squadra, a differenza dello United che nonostante il gol di Ronaldo ha perso con lo Young Boy, con i ragazzi giovani, con i giovani ragazzi. Quindi quello è il calcio del popolo. Mentre invece Juventus Malmo, spiegatemi che senso ha di esistere una partita del genere in Champions League. Che senso ha? No, me lo dovete spiegare. Perché qua ci si ammazza per andare in Champions League, per fare i milioni, perché se non rimani in Champions, perché ti raccontano sta storiella a voi, a me mica tanto. Se non rimani in Champions per 177 anni consecutivi non puoi comprare un giocatore, per questo è ormai. E tutta sta storiella e poi gli stessi soldi che prende, non lo so, l'Inter, che sappiamo che è una squadra abituata a uscire al girone. Una freccia tirava la dovevo tirare. Però per farvi capire, gli stessi soldi che prende una squadra magari blasonata, che porta un determinato pubblico, che porta un determinato intrattenimento, che porta determinati soldi, perché poi le squadre importanti portano soldi, no? Perché le persone seguono le squadre importanti. Prendono gli stessi soldi di un Malmo qualunque. A cosa serve? A cosa serve? Cioè l'unica cosa bella che c'ha il Malmo è lo scorpione bianco John Dal Thomason panchina. Per il resto, che senso ha di esistere un Malmo in Champions League? Spiegatemelo, perché poi mi dite no alla Superlega, sì al calcio del popolo, però mi dovete spiegare, finché non diventa una squadra a livello del Villarreal, il Malmo non ha senso di esistere. Tu mi dirai, andando in Champions cresce? No, questi anni non è mai successo sta roba qua, infatti non è così. Non è così. Non è che il Villarreal è cresciuto perché ha passato gli anni in Champions League, no? Mi pare che non facesse la Champions nemmeno gli altri anni, però è cresciuto lo stesso, quindi evidentemente non sono quei milioni se li prendono, se li mettono nelle tasche, non lo so che cosa ci fanno lì in Svezia, che tra l'altro sono già pieni, e quindi secondo me non ha proprio senso di esistere una squadra del genere in Champions League finché non arriva a un determinato livello, eh? Non che non ci deve essere mai. Però deve essere una roba meritocratica, graduale, eccetera. E
e quindi per questo la Champions bisognerà cambiarla e verrà cambiata. Vedrete che a breve la cambieranno. Chiamatela Superlega, chiamatela emozioni, chiamatela un po' come vi pare, però verrà cambiata. Comunque la Juventus 3-0 facile, primo tempo era già 3-0, poi sappiamo come Allegri ha messo il freno a mano e va bene. E quindi vabbè, quello si sa che è un girone facile. Detto questo, oggi arrivano le partite toste, tocca a noi. E a chi tocca? Ai rossoneri. Tra l'altro vi ricordo, come sempre, le magliette di tutto il Milan Club del mondo, sempre ritrovate in descrizione. Stasera tocca a noi. Mi spiace, vi dico la verità, mi spiace il fatto di non poter vedervi anche Inter-Real. Anche lì non ho capito perché mettono le partite in contemporanea della Champions. Cioè, quanto deve durare sta roba delle partite della Champions in contemporanea? Cioè, fanno il campionato spezzatino, che praticamente lo fanno lì col goulash, la polenta e il sughetto, che si gioca dal venerdì fino al lunedì, anche partite inutili, e poi le partite di Champions, che sono partite di un certo tipo. Ieri c'era Barcellona-Bayern Monaco, ad esempio, no? Cioè, partite che uno se le guarda anche volentieri, le fanno tutte insieme, che uno non se le può guardare. Io non lo capisco. Cioè, c'è tutta la giornata, da martedì, mercoledì, ne fai una alle 15, una alle 18, una alle 20. Perché no? Alcuni possono giocare però alle 22, tipo in Spagna giocare alle 22. Cioè, non ho capito perché per il campionato sì, mentre per la Champions fanno sto mappazzone tutti insieme e non mi posso guardare le partite. Io sinceramente non, è una cosa che non capisco tanto. Comunque mi perderò Inter-Real. Dove, perché la volevo vedere Inter-Real? Perché secondo me viene una mazzuolata stasera. Boh, vediamo, magari mi sbaglio, eh. Però boh, ho questa sensazione che stasera il Real gli strafica una mazzuolata. E tu mi dirai: pensa a te, pensa a non prenderla tu la mazzuolata ad Anfield. C'hai ragione. Infatti io ho grande rispetto per il Liverpool. Cioè, per me il Liverpool è una di quelle squadre, a parte tra le più forti d'Europa, ma è una di quelle squadre proprio che è difficile giocarci. Cioè, se il Liverpool è in giornata, è difficile giocare con Liverpool. Cioè, mentre un Manchester City, un Paris Saint-Germain ti può anche dominare, ma tu stando chiuso e ripartendo puoi fare la tua partita, il Liverpool, così come il Bayern Monaco, sono due squadre proprio difficili, difficili da affrontare, perché sono fisiche, sono intense, sono difficili. Quindi temo molto la partita di stasera, ma d'altro canto sono positivo, sono fiducioso, penso e spero che il Milan farà una grande partita con l'intensità giusta. Mi è piaciuto anche domenica vedere che i ragazzi prima della partita erano lì in cerchio, cioè erano belli cattivi. Io vedo che la squadra ha ambizione, ci crede, e aspettiamo la Champions da tanto tempo. Stasera voglio vedere un grande Milan e sono sicuro che vedremo un grande Milan. Quindi fiduciosi, non mi interessa degli assenti, parliamo solo dei presenti, e poi stasera tutti insieme in live ne andiamo a parlare di com'è andata la giornata. Va bene? Iscrivetevi al canale, ve l'ho già detto. Ci vediamo stasera. Ciao belli. Ciao.